Noi ci servirebbero 6-7 mila turni in più all'anno per arrivare a un punto di bilancio, di pareggio, per non intervenire sui salari dei lavoratori, dei soci. Stiamo cercando di fare un piano di risanamento, stiamo facendo delle rinunce a livello amministrativo, i lavoratori stanno lavorando meno con salari sempre più bassi. Vogliamo che le istituzioni ci aiutino, la politica ci aiuti e che l'ente che in questo caso ci regola, che è la DSP, ci dia una mano. Le imprese non hanno deciso di lavorare in autonomia funzionale, non ricorrono più all'articolo 17, hanno una gestione dei picchi che secondo me è un po' scellerata, c'è cioè il ricorso al lavoro straordinario un po' eccedente, magari ferie non godute da parte dei loro dipendenti, e questo va tutto a discapito nostro che interveniamo proprio nei picchi di lavoro. C'è il rischio di 150 famiglie, perché giustamente con la diminuzione dei turni si va anche a ridurre quello che è il pool di manodopera, perché con 24.000 turni potevamo sperare di mantenere una struttura lavorativa, un pool lavorativo di 104 operai. Se i turni si dimezzano del 50%, giustamente anche il pool di manodopera dovrebbe essere la metà. E questo è il problema. La preoccupazione è quella di non poter continuare più a lavorare all'interno del porto. E la maggior parte di noi sono almeno 15 anni che lavoriamo qui, tra lavoro discontinuo e lavoro a tempo indeterminato. E molti di noi, anzi se non quasi tutti, abbiamo sacrificato molto per l'azienda e per il porto in tutto. Il porto è cresciuto molto in questi anni anche grazie al nostro lavoro. Lavoriamo sempre meno, riusciamo sempre meno a gestire anche le nostre vite, visto che gli stipendi sono sempre più bassi e molti di noi hanno famiglie a carico. Il contratto collettivo non viene rispettato in toto da tutte le imprese. Ci sono eccessi di straordinario, a volte dei livelli non adeguati alle mansioni, e questo giustamente favorisce le imprese nei costi, ma sfavorisce noi perché non abbiamo più modo di lavorare come prima.